C'erano 111 sacchi. Quando ho aperto il primo sacco c'era un bambino. Non lo posso dimenticare perché aveva un pantaloncino rosso e una maglietta bianca. Piccolo, avrà avuto 3 anni, 2 anni e mezzo, non lo so, nero. È stato preso dalla capitaneria di porto, arpionato come, perché era a galla, lo hanno preso un. E sembrava vivo, sa? Sembrava vivo. Allora l'ho spogliato, me lo sono portato all'orecchio, lo scuotevo così per svegliarlo, l'ho guardato intensamente negli occhi per vedere se c'era un minimo di vitalità, e non l'avessi mai fatto, guardarlo negli occhi così intensamente quel bambino era morto, non ho potuto fare niente. Ma la cosa che dopo tutti questi anni ancora lo sogno quel bambino, spesso è il mio incubo. Lo sogno che mi maltratta, che mi tira i capelli e mi rimprovera perché mi accusa di non averlo salvato. Ma cosa potevo fare io? E lo sogno spesso, e soprattutto quando, ecco, ne stiamo parlando ora, io ne parlo ma come una forma di liberazione, ma lo sogno spesso, è un incubo per me, quel bambino. Ecco, questo è una cosa che mi ha colpito e ancora oggi, dopo 10 anni, ancora me lo porto dentro. Sono passati 10 anni da quello che è passato alla storia come il naufragio di Lampedusa, la terrificante strage dei migranti finiti in fondo al mare assieme all'imbarcazione libica che li trasportava, affondata a poche centinaia di metri dal porto dell'isola siciliana. Era il 3 ottobre 2013 e Pietro Bartolo, ora eurodeputato del PD, all'epoca era il medico di Lampedusa, responsabile sanitario delle prime visite ai migranti che sbarcavano sull'isola. Così ricorda quel drammatico giorno che ha segnato per sempre la sua vita e quella dei tanti cittadini di Lampedusa che fecero il possibile per soccorrere i naufraghi, salvo poi dover prendere coscienza della mostruosità del bilancio della tragedia che era appena avvenuta. I superstiti salvati furono 155, ma i morti accertati furono 368, numeri che la pongono come una delle più gravi catastrofi marittime nel Mediterraneo. È un evento che veramente ha cambiato la mia vita, ma la vita anche di Lampedusa, perché di naufragi ne avevamo avute tante esperienze, insomma tantissime, però quel numero è veramente stata una tragedia immane, anche perché c'erano tanti bambini, insomma, e poi erano arrivati, la cosa era non a miglia, a centinaia di metri dal porto. E non ce l'hanno fatta. Questo è veramente, insomma, io ricordo benissimo perché ero già in banchina, perché durante la notte avevamo avuto sbarchi, in particolare erano sbarcati 840 siriani, era il periodo dei siriani che arrivavano, e io mi trovavo là, quindi quando ho ricevuto la telefonata della capitaneria di porto che mi diceva come di solito, dottore, vado in banchina perché ci sono gli sbarchi, in questo caso c'è stato un naufragio, ma tutto potevo pensare che è, diciamo, un naufragio così grande. E quindi ricordo bene quando è arrivata la prima barca dei Lampedusani, che erano andati a soccorrere immediatamente e si trovavano, insomma, da quelle parti, e ne hanno portate 40, 49 persone vive, e non riuscite a salvarle, e poi un altro peschereccio che ne portò anche 17 vive e 4 cadaveri. In quel c'è una storia di una ragazza che era data per morta dentro il sacco, se la stavano portando via, e poi non lo so per quale motivo ho aperto quel sacco, e quindi poi ho visto che la ragazza ancora aveva un minimo, e quindi l'abbiamo portata poi all'ambulatorio, l'abbiamo rianimata, insomma, che bratte, è tornata a vita, e questo è stato un miracolo. E poi invece ne sono arrivati tanti, tanti, tanti sacchi, tanti cadaveri, continuamente 368. Quella è veramente stata una tragedia, perché ho dovuto fare tutte quelle ispezioni cadaveriche su donne, uomini, bambini, bambini che io ricordo benissimo, benissimo, perché è la cosa che mi ha incuriosito e che mi ha destato molto, come dire, mi ha fatto anche del male. Devo dire che i bambini erano tutti ben vestiti, sapete, con i vestitini colorati, le treccine, compite, belle, perché le mamme le avevano preparate, perché erano arrivato nel nuovo mondo, nella grande Europa, l'Europa della democrazia, l'Europa che l'avrebbe accolto. E per dire, vedete, i vostri bambini sono come i vostri, non sono diversi, sono belli, sono puliti, sono ben vestiti, e invece non ce l'hanno.
l'hanno fatta, non ce l'hanno fatta quei bambini. E questa è stata una tragedia immane, così come tutti gli altri. Ecco, dal suo punto di vista si è fatto tutto quello che era nelle possibilità per evitare quella strage o si poteva fare qualcosa di più? Si poteva fare qualcosa, si potevano evitare tutto questo, come si può evitare tutto quello che succede ancora oggi, perché sa, non se ne parla, adesso arrivano con quei barchini, barchini che io ho visto, ci sono salito a bordo di lamierino, saldati a punti staccati, dove tantissimi muoiono e nessuno sa nulla, anche perché non c'è più nessuno a testimoniare, perché le ONG sono state escluse da questa possibilità di salvare le persone. Per una strategia becera, per 4 voti miseri, sulla pelle della gente, per un riscontro elettorale, vergogna, vergogna. E quello sembrava il momento dopo questo evento, insomma, è stata molta attenzione, si pensava che tutto potesse cambiare. E invece non è cambiato nulla, non è cambiato niente. Oggi siamo ancora qua a parlare di morti, a parlare di naufragi, a parlare di 3 ottobre, ricorrenze, a parlare di strategie che non funzionano, accordi con paesi terzi, blocchi navali, tutto di più, e non si imbocca la strada quella giusta, quella vera, per risolvere il fenomeno migratorio, per evitare di fare morire queste persone. Persone, non parliamo di numeri, viva Dio, sono delle persone, qua non c'entra niente né destra né sinistra, stiamo parlando di persone, e che non sono degli alieni, neanche dei mostri, sono delle persone. Persone che non hanno alternativa, sono costrette a mettersi in viaggio, a fare quelle traversate così terribili, dove soffrono, vengono umiliati, picchiati, e poi arrivano in Europa e li possiamo trovare, come dire, un muro, un filo spinato, oppure trattati nel modo in cui li trattiamo. E questo è veramente inaccettabile e vergognoso. Noi abbiamo l'obbligo, abbiamo il dovere di accogliere queste persone, anche perché si devono salvare queste persone, perché lo prevede la legge del mare, perché lo prevedono gli accordi internazionali, e non si possono fermare in questo modo. E allora bisogna cambiare veramente paradigma, strategia, che per come l'abbiamo affrontato fino ad oggi non ha funzionato. Siamo qua a parlare di tutto questo dopo 30 anni, evidentemente abbiamo sbagliato tutto. E allora, ecco, se noi vediamo invece il fenomeno migratorio come un fatto strutturale non emergenziale, lo vediamo come un fatto positivo, un'opportunità, e allora dobbiamo pensare a far arrivare queste persone attraverso i canali regolari. Non ci sono alternative, puoi fare accordi con tutti quelli che vuoi. Poi abbiamo noi una predilezione, devo dire, l'Europa ha una predilezione a fare accordi sempre con dittatori, l'abbiamo fatto con la Turchia, l'abbiamo fatto con la Libia, con la Guardia Costiera Libia, lo stiamo facendo, hanno tentato di farlo con Saied, che è un altro dittatore, parliamoci chiaro, perché è una persona che scioglie il Parlamento, che arresta gli oppositori, che fa la caccia al negro, così l'hanno definita, rastrellando come si faceva una volta le persone dalle case e portarle nel deserto e farle morire di stenti, di fame, di sete. E l'abbiamo visto con quella fotografia terrificante, terribile, di quella mamma abbracciata con la sua bambina nel deserto, davanti agli occhi della polizia. Noi non possiamo fare accordi con queste persone, assolutamente, non fa parte della nostra Costituzione, non fa parte del nostro DNA, non fa parte dei valori su cui si fonda l'Europa, lo Stato di diritto dove Saied non sa neanche di che cosa sta parlando di Stato di diritto, per cui, ecco, fare accordi con una persona che non rispetta il diritto umano, lo Stato di diritto, è veramente, diciamo, inaccettabile. E quando qualcuno mi viene a parlare di carico residuale, no? Parliamo di merci, sono delle persone, non numeri. Quando qualcuno viene a dire che i bambini muoiono, la colpa è dei genitori, perché sono loro che li mettono, li fanno affrontare questi viaggi, ma non sanno neanche di cosa stanno parlando, non sanno evidentemente che queste persone fuggono da situazioni terrificanti, che purtroppo, devo dire, grande responsabilità la nostra, sia dovuta alla guerra, sia dovuta alla miseria, alla fame, o ai cambiamenti climatici, perché la maggior parte sono, diciamo, quelle che chiamano migranti climatici, anche perché non sanno più come chiamarli, non so, chi li chiama flussi, chi li chiama richiedenti asilo, chi li chiama rifugiati, migranti economici, climatici, boh, sono delle persone, punto e basta.
persone, donne, uomini e bambini, io ne ho viste tante, sai, quante ne ho viste, io in quegli anni che sono stato a Lampedusa e mi sono occupato, ne ho viste più di 350.000 persone e ho voluto ascoltarle queste persone, non solo visitarle, curarle, ho voluto ascoltare, perché è molto importante questo, e io vorrei che le ascoltassero i nostri politici, le nostre persone delle istituzioni, ascoltarle, guardarle negli occhi, il terrore di queste persone, il fatto di non sapere dove sono, cosa gli succederà, cosa gli accadrà, quello che hanno vissuto, i maltrattamenti, le violenze, tutto e di più, e sicuramente non possiamo fermarle né con un muro di filo spinato, né con un muro in cemento o con altri muri e neanche con gli accordi, perché non hanno funzionato, l'abbiamo visto, queste persone, ecco, non hanno alternativa, sanno pure dover morire, lo sanno, però non hanno alternativa. E allora ecco che noi abbiamo l'obbligo, abbiamo il dovere. E quando qualcuno mi viene a dire, ah, ma loro, ho sentito spesso, no, però loro quando vengono qua devono rispettare le nostre tradizioni, la nostra cultura, ma certamente se gliene diamo l'opportunità, la possibilità, reciprocamente si possono rispettare le culture, però mi chiedo a volte, ma non è una giustificazione, ma quando noi siamo andati, perché siamo andati noi per prima a casa loro, siamo andati nei secoli scorsi, siamo andati a casa loro, non è che ce lo siamo posto questo problema di rispettare la loro cultura, li abbiamo schiavizzati addirittura, li abbiamo depredati, derubati, gli abbiamo tolto anche la dignità, e nessuno mai si è detto dovete rispettare la nostra cultura, l'abbiamo fatto tout court, senza pensarci a una cosa, ma è giusto che vanno rispettate le culture e le tradizioni, per carità, loro lo fanno. Ma gli dobbiamo dare l'opportunità, non possiamo buttarli in mezzo alla strada, buttarli nelle mani dei delinquenti, della 'ndrangheta, della camorra, della mafia, di tutto, che poi li sfruttano, li rendono schiavi, schiavi dall'altra parte, schiavi da questa parte, quando invece queste persone potrebbero aiutarsi, dico potrebbero aiutarsi, non ne abbiamo bisogno di queste persone, che non mi piace questa parola, che chi è in pericolo siamo anche noi, Europa, dal punto di vista demografico, culturale, economico, sociale, da tutti i punti di vista. E allora, ecco, se noi cambiamo visione rispetto al fenomeno migratorio, sicuramente possiamo affrontarlo con intelligenza e razionalità e possiamo, ecco, cogliere tutta la parte positiva del fenomeno migratorio. E se è solo parte positiva, ce l'hanno fatto diventare un problema. Ci hanno detto che portano le malattie, non è vero. Ci hanno detto che c'è l'invasione, non è vero. Vediamo l'ultima cosa che è successa a Lampedusa, no? Sono arrivate 6-7 mila persone, certamente per Lampedusa, piccola isola, è un'invasione, ma ecco, ce l'hanno propinata come tale, strategicamente, indubbiamente, per fare capire nell'immaginario collettivo che c'è l'invasione, ma di quale invasione stiamo parlando? Stiamo parlando di 7, 8, 10, 15 mila persone, ma noi abbiamo accolto 5 milioni di persone in un mese, non in un anno, in un mese noi abbiamo accolto 5 milioni di ucraini. Giustamente, gli abbiamo dato la possibilità di integrarsi, di avere un lavoro, una sanità, perché questo provvede lo status di rifugiato che gli abbiamo dato senza neanche presentare una domanda d'asilo. In un mese 5 milioni, nessuno se ne è accorto, giustamente va bene così, e poi di fronte a qualche migliaio di persone che arriva, facciamo tutto questo casino che non serve, oltretutto non serve a niente, perché queste persone non li puoi fermare. E allora facciamole arrivare regolarmente, così veramente facciamo la guerra ai trafficanti di esseri umani, perché quando sento dire per combattere i trafficanti di esseri umani dobbiamo bloccare, non dobbiamo farle partire, ma non è vero, è al contrario, più tu poni dei problemi, dei paletti, difficoltà, e più i trafficanti di esseri umani aumentano il prezzo. Se invece li facciamo arrivare attraverso i canali regolari, veramente facciamo la lotta ai trafficanti, perché non hanno bisogno di mettersi nelle mani di questi persone ignobili, perché sono ignobili queste persone che sfruttano la vita delle persone e non guardano a nulla, e noi allora se le facciamo arrivare attraverso i canali regolari li eliminiamo, non hanno nessun interesse a mettersi. Oltretutto, paradossalmente, guardo un po', dopo questi trafficanti, ci sono anche la Guardia Costiera Libica, parliamoci chiaro, perché insomma sappiamo chi sono, li sfruttano, li tormentano, li seviziano, li umiliano, li violentano, e alla fine
queste persone, i migranti, gli devono dire pure grazie, perché sono gli unici che li fanno arrivare in Europa, hai capito? E tutto questo perché? Perché noi non vogliamo farli arrivare, perché noi facciamo di tutto per fare il lavoro sporco agli altri, facciamo accordi con paesi terzi e ci laviamo le mani, però ci sporchiamo la coscienza, perché e quando qualcuno mi viene, sia di destra o di sinistra, perché io ritengo che il fenomeno migratorio non dovrebbe essere politicizzato, deve essere risolto, punto e basta, quando qualcuno mi viene a dire da una parte e dall'altra, ah, io sono stato bravo, Minniti, io sono stato bravo, Salvini, abbiamo ridotto del 50% i flussi, ma perché non ci spiegano che cosa fa quell'altro 50%? Che fine fa quell'altro? Nessuno mai glielo chiede. Sbavano quando dicono io sono stato bravo, ridotto del 50%. Ecco, mi devono dire quell'altro 50% che fine ha fatto e che fine fa. Ecco, i proclami di taluni politici hanno avvelenato il clima nel paese, si è parlato di invasione di migranti, di pericolo di sostituzione culturale o religiosa. In Italia c'è un diffuso sentimento di paura, perplessità, addirittura intolleranza nei confronti dei nuovi migranti che stanno arrivando. Stiamo diventando un paese chiuso, razzista, egoista? La gente non ha colpa, la gente non è cattiva, la gente è cattivamente informata e poi reagisce nel modo sbagliato, perché gli vengono raccontate tutte queste balle dell'invasione. Ma che invasione, 120.000, 150.000 persone, abbiamo un calo demografico di 300.000 l'anno, ma questa è invasione. Poi si raccontano che portano malattie, ma di quale malattia parte? Io lo posso testimoniare come medico, non ho mai visto una malattia infettiva grave di quelle che ci raccontano. Certe malattie ne portano, torture, segni di veramente traumi, ipotermia, disidratazione, la malattia del gommone, ma non è una malattia infettiva, però ce la fanno passare come tale, no? Se vi ricordate quando si parlava della scabbia, la scabbia è una malattia stupida, ma stupida, se guarisce con un solo trattamento, ah, ce l'hanno fatto passare come una grande malattia, state attenti, oppure il fatto di dire che sono terroristi, ma terroristi, i terroristi vengono in questo modo, rischiano di morire, i terroristi vengono in business class, vengono con gli aerei privati, quindi è inutile queste fandonie che raccontano come quelle di dire che ci vengono a rubare il lavoro, ma quale lavoro ruba? Queste persone quando arrivano vengono trattate come schiave, e questo non appartiene né alla nostra cultura e né a quello che sono i valori su cui si basa l'Europa. I padri fondatori, ecco, hanno fondato questa Europa su certi valori che sono il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto, l'accoglienza, la solidarietà. L'articolo 80 dei trattati dice condivisione delle responsabilità e solidarietà. Ma dov'è? L'abbiamo persa noi rispetto a questo tema, il tema della migrazione. E quindi, come il Papa cosa ha detto ultimamente, che è una cosa che mi ha toccato profondamente, ha detto che il Mediterraneo, culla della cultura, è diventata la tomba dell'umanità e della realtà. E non può essere questo. Perché non può essere? Perché anche personalmente lo dico, perché quel mio mare, perché io lo chiamo il mio mare, perché mi appartiene quel mare, perché ci ho vissuto in quel mare, ci ho lavorato in quel mare. Mi ha dato tutto quel mare, la possibilità di diventare medico, diventare europarlamentare, tutto. E quel mare deve tornare a essere un mare di vita, di sostentamento, non un cimitero. È una grande vergogna. È un genocidio questo. Negli ultimi 10 anni sono morte oltre 25.000 persone lungo la rotta del Mediterraneo centrale e dall'inizio del 2023 hanno perso la vita o sono andate disperse oltre 2.000 migranti nel tentativo di raggiungere l'Europa, il dato più alto degli ultimi 6 anni. Rischiamo di abituarci, tragedia dopo tragedia, a questa drammatica conta di morti. Perché si continua a morire in quel braccio di mare? Perché se dopo 30 anni parliamo ancora di morti, continuiamo a contare morti, naufragi, e tutto questo evidentemente è tutto sbagliato. Quindi il regolamento di Dublino, che noi già in una risoluzione abbiamo dichiarato fallimento, bisogna cambiarlo. Anche il presidente stesso Mattarella ha detto che è preistoria, ma è evidente. E allora se non ci rendiamo conto di questo, e allora non arriviamo da nessuna parte, quindi dobbiamo cambiarlo. Stiamo lavorando per cambiarlo, purtroppo devo dire che chi si mette contro, diciamo, che le cose possono cambiare da questo punto di vista sono proprio quei, diciamo, gruppi parlamentari che sono di destra, SIAR e ID,
Sappiamo chi appartiene a questi gruppi parlamentari, i quali si mettono per traverso, assolutamente non vogliono, per esempio, sentir parlare, ma l'ho detto anche la Meloni stessa, ma anche la von der Leyen l'ha detto, non dobbiamo parlare assolutamente di ricollocamento. Vogliono solo bloccare queste persone. Qualcuno dice abbiamo bisogno di queste persone, ma è realmente così, perché manca ormai la manodopera, non ci sono più, come dire, è un ricambio generazionale. Abbiamo dei problemi enormi, una piaga grande, non, ne parlano poco, così ogni tanto se ne fa un cenno del calo demografico. Il calo demografico è la rovina dell'Europa, è la morte dell'Europa. E allora bisogna fare una politica per la famiglia da un lato, ma ci vuole tempo, ma dall'altro, ecco, prendiamo questa opportunità, un'opportunità di avere queste persone che portano le loro braccia, portano i loro figli, portano la loro, come dire, esperienza, saggezza, perché tutti pensiamo, no, che sono neri e quindi non hanno, no, sono delle persone che sono come noi, è inutile dirlo, tra l'altro, perché è vergognoso dire come noi, perché dovrebbe essere come noi, e sicuramente non è il colore della pelle che ci fa diverse, sai, assolutamente, perché sotto quel colore, sotto quel vestito, perché è un vestito, siamo uguali. Uguali, purtroppo ti devo dire che io l'ho visto anche senza quel vestito, perché in Libia molti non sanno che fanno anche questi esperimenti, gli tolgono la pelle, li spuoiano vivi. Io li ho visti, non che me l'hanno raccontato, li ho visti, li ho toccati, li ho curati, scuoiati vivi, per farli diventare bianchi, perché odiano i neri. Ecco Pietro Bartolo, lei con la sua attività di medico ha salvato moltissime vite umane a Lampedusa. Oggi fa l'eurodeputato, ma in questa intervista più volte ha ripetuto non cambia mai nulla. Ecco, non ha l'impressione che nelle vesti di dottore riuscisse a essere più incisivo, a fare davvero la differenza appunto tra la vita e la morte, e oggi invece nelle vesti di deputato vive magari la frustrazione di non riuscire compiutamente a portare avanti con successo le sue battaglie? Hai ragione, anch'io ci ho pensato tante volte, quando ho lasciato l'isola, mi manca l'isola, mi manca la famiglia, mi manca il mare, mancano queste persone, però sai, dopo 30 anni di fare giustamente, no? Di curare, ascoltare, salvare quando era possibile, a volte mi riusciva, a volte anche no. E poi ho pensato, infatti ho dovuto fare tante scelte nella mia vita, cercare di cambiare la narrazione attraverso film, attraverso libri. Ho fatto di tutto e poi ho capito che stare ancora lì non cambiava nulla. E allora, perché ho capito che è la politica che deve dare le risposte, c'è niente da fare. Puoi fare piangere, puoi fare, come dire, scuotere le coscienze attraverso i film, i libri, poi alla fine non cambia nulla, perché chi deve dare la risposta è la politica, la buona politica, quella che credo io. Ecco perché ho fatto questa scelta di venire qua. Dico, lascio l'isola, però, ecco, lavorerò per cercare di cambiare le cose. Il motivo per cui io sono qua a Bruxelles è proprio questo. Mi sono occupato del patto sull'asilo e migrazione, sto lavorando su quello, io sono relatore ombra per i socialdemocratici per quanto riguarda i dossier RAM, asilo e migrazione, perché la politica deve dare le risposte, la politica deve decidere se far arrivare queste persone oppure cacciarle via. Ecco, noi abbiamo raggiunto dopo 4 anni di lavoro, devo dire, che insomma almeno in Parlamento abbiamo approvato un compromesso che non era quello che volevo io, indubbiamente io volevo il 100% dei ricollocamenti, però abbiamo raggiunto un compromesso a larga maggioranza che prevede un 80% di ricollocamento obbligatorio, praticamente quando scatta il meccanismo di solidarietà, finalmente, quando un paese è sotto pressione migratoria, e allora scatta questo meccanismo che prevede l'80% del ricollocamento su tutti gli stati, perché è ovvio, è un fenomeno che interessa tutta l'Europa, non solo l'Italia o la Grecia o la Spagna o Cipro o Malta. E allora prevede questo, il 20% in aiuti finanziari o personale o attrezzatura ai paesi di primo ingresso. Ecco, è un'altra cosa che mi tormenta, forse quel bambino, sa quale, è il fatto che quando tutto questo verrà scritto nei libri di storia, perché verrà scritto nei libri di storia, e quando i miei nipoti, che ce li ho pure piccoli, leggeranno e capiranno e mi diranno: nonno, ma tu cosa hai fatto per evitare tutto questo? Tu avevi una grande responsabilità, eri il medico di Lampedusa, conoscevi bene la situazione, sei diventato un europarlamentare e dovevi avere questo compito, perché la gente ti ha votato per cambiare le cose. Ma cosa gli devo raccontare? Cosa gli devo raccontare? Io non sapevo nulla.
che sono diventato un attore, che sono diventato uno scrittore o che sono diventato un europarlamentare. Ecco, io spero che questo vada in porto, questo lavoro che sto facendo. Almeno potrò dire ho fatto la mia parte, anche piccola. E dobbiamo fare tutto da parte, tutti, anche voi, anche attraverso la comunicazione, che la comunicazione è molto importante. Ecco, loro hanno fatto fortuna con la comunicazione tossica, devo dire, tossica, perché hanno creato un clima di odio, un clima di rancore, di pregiudizi nei confronti di queste persone, senza mai averli visto negli occhi, senza aver mai potuto avere la possibilità di parlare con queste persone, che non vogliono nulla, sai? Vogliono solo sopravvivere, non vogliono niente. Sopravvivere, non scappare più, non fuggire più, sapere almeno di avere un punto dove fermarsi. E invece no, li costringiamo sempre ad andare, ad andare, ad andare. Ma dove va? Se nessuno li vuole, dove? Ecco, spendere anche una parola per quell'isola di Lampedusa, sempre di credere in certi valori, e io vorrei che fosse ad esempio per tutta l'Europa, per il mondo intero, un'isola che non ha mai chiuso i porti, non ha mai chiuso le porte, lo ha dimostrato sempre, e che continuerà a fare questo. Io spero che tutto questo finisca in modo positivo, in modo tale che si possa vivere tutto in pace, quel Mediterraneo tornare a essere il mare di vita che appartiene a quell'isola, e che l'Europa possa aprire gli occhi e affrontare questo fenomeno con intelligenza, razionalità, lungimiranza e anche un po' d'umanità, perché non fa male quello.